sono Giulia, qui con me la professoressa Cosenza Giovanna, che ci parlerà dell'importanza dello storytelling nel web. Buongiorno. Allora, lo storytelling non è importante solo nel web, ma in generale il saper raccontare storie è importante per tutti gli esseri umani. Addirittura alcuni psicologi hanno dimostrato che fa parte proprio del modo in cui funziona la nostra mente, no? Le nostre abilità cognitive sono strettamente collegate alle nostre abilità, capacità di raccontare storie. Chiaramente oggi parlare di storytelling è qualcosa che fanno tutti, è un'etichetta del marketing, è un'etichetta della comunicazione, è diventato quasi un tormentone. La rilevanza delle storie è tale per il mondo del giornalismo, per il marketing, per la televisione, per il web. Sul web cosa accade? Accade che i contenuti più visti sono gli audiovisivi, questo lo dicono i numeri del web mondiale, globale. E gli audiovisivi, se funzionano, diventano virali, si dice. Come fa un audiovisivo, un video, a diventare virale? Due sono, diciamo, le chiavi della possibile viralità di un video, ed è la prima di queste è il fatto che contenga una buona storia, che racconti bene una storia. La seconda è che questa storia sappia suscitare emozioni.